importante per il rilancio del turismo, ma importante anche per il recupero di tutto il centro storico. Sono qui proprio per apprezzare il coraggio degli investitori, di chi ha fatto l'investimento, di chi ha pensato questa cosa, ed è un intervento questo che si muove in completa sintonia anche con le linee del nuovo piano di governo del territorio, che sono finalizzate a privilegiare interventi di recupero nel centro. Ecco. Qui siamo proprio in un punto strategico, il punto di incontro fra un intervento importante del pubblico, mi riferisco al Palazzo del Podestà, che naturalmente viene seguito da un intervento del privato. Penso che la città di Mantova possa svilupparsi in futuro grazie a questo connubio, l'intervento del pubblico ma soprattutto l'iniziativa dei privati, e io sono qui per apprezzare e sottolineare l'importanza di questo di queste decisioni. I posti letto della nostra città sono sicuramente insufficienti rispetto alla capacità di promuovere eventi di qualità, sono solo 620, poco meno di 650 i posti nelle strutture alberghiere, quindi c'è la necessità di implementare la capacità di ricezione per puntare ad avere eventi che possono attrarre una sempre maggior quantità di turisti. All'Hotel Broletto abbiamo 15 camere con 25 posti letto, in questa dependance abbiamo 10 camere con 23 posti letto. Insieme cerchiamo di riuscire a portare dei gruppi a Mantova per fare in modo di far conoscere la città. Entrambe le strutture sono nuove praticamente, perché l'Hotel Broletto è stato ristrutturato completamente 2 anni fa, questa è nuova, appena ristrutturata, ed entrambe sono con lo stesso stile. Abbiamo cercato di usare anche da questa parte le stesse tonalità, in modo che non ci sia differenza tra l'Hotel Broletto e la residenza, in modo che il cliente, se la prima volta che soggiorna dorme all'Hotel Broletto e la seconda volta dorme alla residenza, non nota questa differenza. È stata fatta la sala colazioni anche qui alla residenza, in modo che così il cliente viene coccolato in questa parte dell'hotel come lo è coccolato di là.